Benvenuti a Casimiri Radio, lo spazio dedicato ai podcast dell'Istituto Casimiri di Gualdo Tadino. Benvenuti alla terza puntata della nostra rubrica, dedicata alle etimologie. Conoscete l'origine della parola coraggio? Sapevate che anch'essa deriva dal latino? La parola coraggio è formata dall'incontro di cor, ovvero cuore, e abeo, prima persona singolare dell'indicativo presente attivo del verbo avere. Significa quindi avere cuore, agire con il cuore, avere una grande forza d'animo. Ma quando è che noi abbiamo coraggio? Abbiamo coraggio quando proviamo a metterci in gioco, anche contro qualcosa che temiamo o che ci intimorisce. Nonostante la paura, andiamo avanti, perché quello che dobbiamo affrontare ci sta talmente tanto a cuore che nulla può trattenerci. La stessa radice latina si mantiene in alcune lingue moderne, neolatine e germaniche. In inglese courage, in francese courage e in tedesco courage. In tedesco courage, di influenza francese e diffuso a partire dall'epoca medievale, ha la stessa sfumatura dell'italiano, farsi coraggio, e lo troviamo in civil courage. Ma la stessa parola può anche essere tradotta come mut, di origine germanica, e per questo più usata, che significa farsi animo. La madre coraggio di Brecht, ad esempio, è Mutter Courage. Ciao è la parola più usata in Italia e al mondo. Un semplice ciao, un modo colloquiale che usiamo per salutare una persona a noi cara, un nostro conoscente. Ma da cosa deriva? Ebbene sì, deriva dalla parola latina sclavus, che come il termine servus indica lo schiavo. In veneziano è divenuto sciavo, evolutosi poi nell'italiano ciao. Sapete che la parola ciao ha circa 200 anni? Come dovremmo interpretare oggi questo termine? Beh, ormai non ci troviamo più nell'antichità. Oggi è un semplice saluto, usato tra amici e conoscenti. Una parola diffusa in tutto il mondo e fatta propria anche da altri paesi, che l'utilizzano o quando si incontrano o quando si salutano per separarsi. In francese abbiamo salut, parola che deriva dal latino salus, ovvero salute, ma anche saluto, e contenuta nel verbo salutare, cioè augurare salute. Il tedesco e l'inglese hanno una radice diversa, ovvero germanica. In inglese hello, hi, saluto informale. In tedesco hallo, un tempo utilizzata solo in ambito informale, equivaleva al nostro ciao. Con gli anni, tuttavia, questa parola è diventata sempre più utilizzata anche in ambito formale. Se andate in Germania e per le strade sentite amici e conoscenti salutarsi con ciao, non pensate che stiano utilizzando la parola italiana. Si tratta di un termine da esso derivato, ma scritto graficamente ciao. Per dire ciao, i tedeschi utilizzano anche la parola servus. Ebbene, eccoci qui, arrivati alla fine della terza puntata del nostro podcast, Fili di Parole. Ricordate, le parole sono tutto ciò.